Villa è un poeta, un autore italiano, nato nel 1914, queste cose contano perché significa che Villa aveva 20 anni quando sono nato io, nel 1934, quindi già questo stabilisce un primo parametro, diciamo di più. A 20 anni Villa era uno ormai già poeta italiano, ma lombardo soprattutto, era uno però già incamminato sia sulla strada della scrittura poetica sia in quella sua formazione erudita, micidiale, per cui lo stesso Tagliaferri altrove dice di formazione sumero-avanguardistica, insomma, perché Villa era già immerso negli studi delle lingue semitiche, tra le quali principali il sumero, ma anche i geroglifici egiziani. A quell'età so che andava in giro, ho saputo poi che andava in giro a decifrare i geroglifici sui monumenti e sulle stele che stanno a Roma, riportate a Roma al tempo dei Romani. Nello stesso momento scriveva poesie. Poi l'effetto di questa sua preparazione erudita nel campo semitico, della semitistica, lo ha portato direttamente a contatto col libro principe risultante da queste letterature semitiche antiche, cioè la Bibbia, e quindi questo lo convinse ben presto sull'origine divina della parola, da cui la parola che lui stesso poi praticava in quanto poeta, in quanto scrittore di lingua italiana, almeno in un primo periodo, diciamo, della sua attività, perché poi è noto a tutti che Villa passò a un plurilinguismo scatenato, e per cui a un certo momento l'italiano stesso finiva con l'allinearsi, diciamo, al resto delle lingue da lui usate. Naturalmente a questo punto diventa necessario chiarire la lezione che ho ricavato io da questo scrittore, da questo autore, e cioè, così un po' semplificando e andando per sommi capi, quando si fa l'abbraccio sempre per sommi capi si deve procedere. Io ho imparato da lui innanzitutto l'uso totale della parola, il che spiega ovviamente anche il suo plurilinguismo. Quando ancora era solo poeta in lingua italiana e magari con abbondanti trasgressioni nel dialetto lombardo, perché esistono pure nel suo periodo giovanile anche testi scritti in dialetto lombardo, che poi Villa era proprio milanese, insomma. A quel tempo lui registrava in una poesia, in un poemetto intitolato Sì, ma lentamente. Tra parentesi, sono stato io a dare questo titolo, che poi anche Tagliaferri ha adottato, e potrei raccontarvi pure a seguito di che necessario che si desse un titolo. Ma insomma, in questo poemetto diceva: tutte le parole, le interiezioni e i vocaboli di scarto. Quindi già allora lui pensava all'uso totale della lingua, che lui forniva abbondantemente, insomma, le sue scritture di quel periodo, che potevano essere classificate una scrittura orientata su un ramo, diciamo, sperimentale dell'ermetismo. Lui procedeva con brani lacerti di scrittura, sempre massicci, fino proprio all'ipertrofia, per cui erano sempre corposi, grossi questi suoi lacerti di scrittura, che poi deflagrarono nel plurilinguismo. E siccome poi non bastò più neppure il ricorso a tante altre lingue oltre all'italiano, e lui aveva il dono dello Spirito Santo, il primo dono che fu dato dallo Spirito Santo agli Apostoli, cioè il dono delle lingue, per cui gli Atti degli Apostoli, registrano che gli Apostoli, illuminati da questo, parlarono a tutti quelli presenti
e ciascuno lo intese nella propria lingua. Ecco, Villa era qualche cosa del genere, per cui non so, se andava in Brasile scriveva in lingua portoghese brasiliana, nell'accezione brasiliana, ma era capace di usare anche la lingua provenzale, tanto per dire, no? La varietà estrema. Lui non si faceva indietro, solo che a un certo momento non fu. E qua c'è quindi la seconda cosa, la seconda lezione che mi viene da Villa. La lingua, proprio nel senso di lingua, attività quindi essenzialmente orale e quindi scritta, non gli bastò più, ci vollero anche degli altri elementi. Elementi, cioè visivi, tattili, oggettuali, materiali, eccetera, eccetera, che lui mescolava alle parole. Perché allargò, diciamo, così giusto per intenderci, era brutta parola che mi ritrovo a usare, ma così è come se io dicessi fu un allargamento dell'uso della parola, fu un potenziamento dell'uso della parola, insomma, e dopo. Però per esempio già questa è la seconda cosa, la seconda lezione e ultima che io ho tratto da lì, cioè la possibilità di potenziare la parola con pezzi diversi dalla parola. Adesso per esempio un libretto come quello di Tagliaferri. Tagliaferri, che è un critico fighissimo e di formazione squisitamente letteraria, ancora oggi mostra la sua diffidenza verso questo fatto, perché a un certo momento usa un termine assolutamente spregiativo nei confronti di questo potenziamento della parola. Ve lo trovo subito perché a pagina 38, ecco, dice del male che Villa, che raccoglie gli esiti antitradizionalisti e sperimentali delle prime avanguardie novecentesche. Poco fa ho parlato di preparazione sumero-avanguardistica, no? E prima anche novecentesca, e persegue una propria guerra permanente contro le convenzioni linguistiche, che le ha fatte saltare tutte le convenzioni, mescolando le lingue, è chiaro che le faceva saltare, quindi grammatica e sintassi sono le prime cose che saltano. Nei propri testi pratica spesso il meticciato tra intervento materico, segnico e linguistico, cioè ricorre anche a mezzi extraverbali. Tagliaferri chiama questo meticciato, lo dice in questa pagina e lo ripete altre due o tre volte nel corso, cioè questa parola c'ha tutto, contiene tutta la diffidenza, non voglio parlare di disprezzo, ma contiene tutta la diffidenza del letterato nei confronti dei mezzi non letterari. Invece per me è stata una lezione. Questo in qualche modo per esempio pone una certa distanza fra me e il saggetto di Tagliaferri. Ma, non so, Villa, queste sono le due lezioni che ho ricavato. L'uso totale della parola, il non farsi, non indietreggiare mai di fronte a qualunque uso della parola, quindi non solo di una determinata lingua ma di tutte le lingue, e il ricorso a mezzi extraverbali.